What's up my slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Ullala e Triste featuring Fade di Sfera e Basta. Partirei dalla prima, meglio conosciuta forse come Zeri sul Bank Account, una canzone che tutti abbiamo avuto modo di ascoltare in un piccolo snippet nel video trailer di Famoso, in cui appunto spiegava un po' come fosse stato fatto l'album e aveva mostrato diversi spoiler. Una volta uscito il disco però tutti rimasero sorpresi dal fatto che questa canzone non faceva parte del progetto. Si è creato un hype non indifferente attorno a questa canzone e la mia domanda è sempre la stessa: perché? Cioè, perché si è creato questo hype assurdo secondo il quale questa canzone dovrebbe essere una hit stratosferica? Per carità, non abbiamo ancora ascoltato la canzone ufficiale uscita, magari un attimo diversa, però io ho riascoltato quello spoiler un paio di volte e non mi capacitavo del perché appunto questa canzone fosse così esaltata, perché mi sembrava la solita roba di Famoso, forse un attimo meglio, ma comunque resta una roba mediocre, perché sì, a me Famoso è un album che sinceramente mi ha fatto cagare e non ho dubbi nel dirlo. Ho fatto anche una reaction, se vi va vi lascio il link in descrizione, e quindi diciamo che da allora Sfera proprio mi è scaduto. Io personalmente non ho più hype per la sua musica, però chiaramente sono gusti personali. Io direi, prima di partire in quinta, ascoltiamo Ullala e dopo ne parliamo. Soldi soldi queste money gang, sorriso bianco da menta dent, saluta il capo, saluta il boss, due macchine parcheggiate in box, vuoi starmi dietro sì come i cops, se mi ricordo ancora le bombe fuori da scuola. Ok, la mia scarpa è sempre nuova, la mia maglia è sempre nuova, vedi sul bank account. Lei mi chiede son veri diamanti vecchiari. Coi problemi c'è una calamità, tu non sei vestito bene ma ringrazi lo stilista. Ullala. Ok, Non lo so. Faccio due foto coi fam, dici fumo troppo ma in realtà ora fumo meno. Sto mettendo sotto vuoto. Ok, quel cantante mica te lo dice che si droga. Tu parli troppo che mal di testa, io metto la sesta. No, non sa che coi problemi c'è una calamità. Non andrò a mentire, questa canzone è partita molto meglio di quel che mi aspettavo, perché la prima strofa tutto sommato mi è piaciuta neanche poco, cioè ho detto ok, c'è potenziale. È arrivato il pre-ritornello, anche quello molto bello, con la melodia un po' tetra del beat. Poi il ritornello, già la seconda volta che lo ripeteva onestamente mi è iniziato un po' a scadere, e la seconda strofa secondo me assolutamente inferiore alla prima, un po' mediocre. Da lì sinceramente la canzone non mi ha preso più. Diciamo che questa canzone ha avuto la fantastica abilità di prendermi per il primo minuto, poi piano piano mi ha sempre perso di più, e di conseguenza ora che ho finito l'ascolto effettivamente non vi so dire se è una canzone che riascolterei, perché va bene la prima strofa però alla fine dei giochi non mi ha lasciato un po' un cazzo. Sicuramente è meglio della maggior parte dei pezzi di Famoso, però non mi sembra proprio il caso elogiarla per quello, perché tutto l'hype che c'era attorno secondo me era esagerato. Il problema principale di Sfera ad oggi è che secondo me voglia di sperimentare qualcosa in più rispetto a quello che già fa non ne ha troppa. Diciamo che si limita a prendere le solite linee melodiche, i soliti flow, creando la solita canzoncina orecchiabile, ma che comunque, ripeto, al di là di quello non va. Parlando della seconda canzone, Triste, in realtà non so tanto cosa dirvi, perché so solo che featuring un tale Fade, che sono andato velocemente prima della reaction a spulciare sul suo Spotify, mi sembra faccia reggaeton o comunque musica spagnola. Ho visto c'è un featuring con J Balvin, insomma mi sono già fatto un'idea su che tipo di pezzo sarà e direi ascoltiamole, anche in questo caso dopo ne parliamo un po'. Anda subiendo stories al garete de jangueos en casa. Il cielo è pieno di stelle, se vuoi prendine. Ma vaffanculo, va. Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura. Tu che scendi congelato, sì, proprio come il mio. Quando tramonterà scapperemo via. Poi prendiamo este legno e io te insegno come tu lo olvida. Quando se tira foto se insegna. Non so che dire, ragazzi. Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia. Che culo. Sorridi solo su Insta, però mai dal vivo. Lui ti sono depresso proprio. Signorita, oh no no, baby scappa con me. Le nostre labbra umide volando sulle nuvole. Il fatto che io non sia un gran amante del reggaeton è già saputo, ma non è neanche tanto questo il problema. Io capisco anche che, per carità, non è che devi fare un testo particolarmente elaborato per fare un pezzo reggaeton, però ancora una volta ascoltare certe banalità, perché qua parliamo proprio di banalità, rime banali, come prendi una stella dal cielo, che cazzo ha detto, non lo voglio neanche sapere, anche no, cioè personalmente i coglioni mi arrivano a terra.
potrei anche apprezzare questa canzone se, non lo so, fossi un bambino di 10 anni che fa: ok, adesso faccio un bel TikTok, faccio il balletto così, così, così. Però io che ne ho 22, ma non voglio buttare sempre il discorso sull'età, non c'entra un cazzo l'età. Il fatto è che per quello che cerco io dalla musica, non mi ascolterei mai una canzone del genere. C'è qualche traccia reggaeton anche che mi piaciucchia, ma una canzone del genere non l'ascolterei mai. Piccola informazione, c'è anche un video ufficiale di questa canzone, l'ho scoperto adesso, in realtà l'avevo mezzo intuito dal canvas, che appunto c'erano queste scene che sembravano di un video, ed è uscito ieri a mezzanotte perché oggi è venerdì. Comunque, inutile dire quale di questi due pezzi preferisco, perché chiaramente è triste, e che dire in generale, sono due canzoni che secondo me confermano quello che ormai io penso da tantissimo tempo, ovvero il fatto che Sfera Ebbasta, singolo dopo singolo, stia scadendo sempre di più. Io individuo personalmente come il primo punto di rottura la Deluxe di Rockstar. Rockstar è un bell'album, commerciale ma fatto bene. Ha droppato una Deluxe veramente mediocre, però lì per lì dissi: vabbè, è una Deluxe, sti cazzi, non conta tanto, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Ha continuato a fare singoli copia e incolla per quanto riguarda la banalità, la commercialità e anche per certi aspetti il sound. Dopo è uscito Famoso, che per me può definirsi proprio la pietra sulla tomba, l'album che mi ha tolto ogni tipo di speranza per quanto riguarda la musica di Sfera Ebbasta, e ora stanno uscendo piano piano questi singoli che vengono reintegrati all'album e servono essenzialmente a fare più streaming, a far più vendite e a ricordare la gente che l'album è uscito. Poi un'altra cosa che non dico spesso perché non mi sembra il caso, comunque mi sembra scontato, ma forse dovrei incominciare a farlo perché leggo commenti assurdi, è: ragazzi, vi do una notizia sconvolgente, a me non mi paga nessuno né per parlare bene né per parlare male di un artista. Quando accendo la fotocamera e mi metto qui a fare reaction, recensioni o parlare in generale di rapper, sto semplicemente dando i miei pareri sui quali voi potete essere d'accordo e mi fa piacere fino a una certa, o in disaccordo e mi interessa relativamente. Quindi non pensate che io abbia artisti del cuore di cui devo sempre parlarne bene e artisti che mi stanno sul cazzo come Sfera magari che devo tartassare, perché se Sfera qualora dovesse fare un pezzo come è stato anche Sfera Ebbasta freestyle nell'album, io non ci perdo nulla a dire che è una hit, perché non mi paga nessuno né per parlare bene né per parlare male. Ma questa è una cosa che, come ho detto, a me sembra piuttosto scontata, ma vabbè. Voi cosa ne pensate di questi due singoli di Sfera Ebbasta? Vi sono piaciuti? Quale canzone di più, quale canzone di meno? Siete in hype per un suo prossimo progetto, perché a quanto pare la Deluxe è stata smentita? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste, mortacci vostri, iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni contenuto che carico, condividete questo con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slap!